Salve a tutti, io sono DeLongGamer e bentornati su Metro Exodus. Oggi finalmente ce ne andiamo da questo posto, ma prima dobbiamo completare alcune quest secondarie. Poi assaltiamo le chiatte per poter raggiungere il ponte ed abbassarlo. Il tutto senza mietere vittime innocenti o uno dei nostri compagni morirà di sicuro. Buona visione! Allora, se tutto andrà bene quest'oggi, finalmente dovremmo riuscire ad andarcene da questo posto. Ma prima ci dobbiamo infiltrare in quel magazzino laggiù, che ovviamente è in mano ai banditi perché mai è una gioia, per poter recuperare il vagone di passeggeri. Guardate, lo riusciamo a intravedere al di là delle sbarre. E poi lo potremo riportare indietro al nostro treno, agganciandolo ovviamente alla motrice del signor Crest. Prima tuttavia, siccome sono una persona per bene, devo andare in cima a quella specie di acquedotto lassù. Come potete vedere, c'è il nido di un demone. Se vi ricordate, la bambina ha perso il suo orsacchiotto perché un demone gliel'ha rubato. Ma parca di quelli per parca. Oh oh, la zona pullula anche di creature. Stai buono, puscia via rompiscatole. Di solito di giorno dovrebbero fuggire. Perfetto, sembra che non ci stia dando la caccia. Ottimo. Ah, aveva qui la sua preda. Oh, oh, aspetta un attimo, la zona è mezza sommersa. Devo fare attenzione perché se le mie armi si sporcano, si danneggeranno considerevolmente e pulirle costerà molto di più e ovviamente perderanno un po' di efficacia. Perfetto, possiamo passare da di qua. Ah, c'è gente laggiù. Abitanti del villaggio, credo che siano gli zeloti, come li chiamiamo, gli invasati religiosi. E tanti saluti. Stanno ascoltando la musica del peccato, fermate quella radio, presto! Ferma la radio! No, stati buono, va tutto bene? Da tutto bene? Sei uno di quelli del treno. Da cosa l'hai capito? Beh, salve amico mio, che la pace sia con te. Anche con lei, finalmente una persona educata. Venga da un posto particolarmente avanzato, hai un gran bel equipaggiamento. E mi ha fatto anche un complimento. Ah. Boiate sataniche. Ciccio, ti sparo, santo cielo, eh. Vedi, figlio mio, è una brava persona. Sa come ci si comporta. Non c'è motivo di innervosire. Oh, è un piacere fare la sua conoscenza. Non c'è bisogno di... Non prendertela con la gente del posto. Il fatto è che hanno subito parecchi attacci ultimamente. Ma io non sono uno dei banditi. Sono un po' tesi. Silantius gli fa il lavaggio del cervello. Signore, occhio che la esiliano o la uccidono, eh. Camminose, padre. Dai buono, te cretino. Ecco, vedi? È mio figlio. Qui o fai quello che dice Silantius o sei in grossi. Signori, mi dispiace lasciarvi, ma io purtroppo ho una missione da compiere, ok? E tanti saluti, perfetto. Sì, perché sennò tra un'ora siamo ancora qua. Allora, datemi un attimo che recupero tutto, perfetto. E poi andiamo a fare bubussette tel demone. Dicono che Crest si sia unito a voi. Ah, ma è ancora qua lei? È una brava persona e sarebbe stato un peccato se fosse morto qui senza motivo. Ha la pelle dura e grazie anche per aver accolto Katia e la bambina. È successo di tutto. Signore, vuole che le diamo un passaggio? Non può rimanere con quell'imbecille di suo figlio? E anche bene. Subito dopo la guerra qua sembrava cioè, senta, ho capito, mi sta raccontando... Ah, mi sono bruciato, mi sta raccontando la storia della sua vita. Scusi, devo recuperare uno sacchiotto, è stato un piacere conoscerla, arrivederci. Ah, per inciso, il figlio ha sparato alla radio del padre. Il padre l'aveva anche pagata al signor Crest, il tipo della locomotiva. La musica è peccaminosa ed eretica. Oh, è l'alba di un altro bellissimo giorno. Nel corso episodio qua avete visto che c'è stata una tempesta davvero orribile. Ok, siamo quasi arrivati in cima. Anzi, facciamo una cosa tattica e teniamo fuori una molotov, che casomai la tiro in faccia al demone. Oh oh, la struttura cigola in maniera brutta più brutta. Ok, eccoci arrivati in cima e ovviamente il demone è sveglio. Perché mai una cavolo di gioia? Salve signore, gradisca una molotov amichevole. Ok, oh, aspetta, no, credo ce ne fosse un altro. Io, oh, porco cane, pensavo che la molotov l'avrebbe ucciso. Ok, o gli spariamo. No, 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 porco cane, è inquietantissimo. Ok, va via, no, non va via. Sta tornando, signore, avanti o indietro, decida lei. Ecco che mi attacca, ecco che mi attacca. Ah, ok, ok, un paio di colpi gliel'ho sparati. Wow, è sparito di colpo. Non so dove sia andato, credo che stia cacciando una preda. Sì, ok, perfetto, a quanto pare non siamo più di suo interesse. Allora, recuperiamo quel cavolo di... Orsacchiotto, eccolo qua. Orsacchiotto, vieni con me, sono venuto a salvarti. Neanche la pubblicità della Maro Montenegro, santo cielo. Ciccio, veloce che ci sono i demoni. Ok, perfetto, la bambina sarà contenta. Io sarei più contento se non ci morissi, non sarebbe male. Ho visto una corda, ci possiamo calare con la corda. Allora, recuperiamo anche qualche parte delle armi. Oh mio Dio, credo sia il tamburo da 8 colpi della pistola. Che casino. Artyom, giù di qua molto rapidamente. Arrivederci, signor demone, è stato un piacere conoscerla. Oh, tutto è bene, quel che finisce bene. Sono proprio curioso di scoprire se avevo ragione da 3
Ma siamo a 8 colpi! Non ci credo mai nella vita, installalo assolutamente. Perfetto! Ora la pistola è diventata un'arma decisamente molto più potente di prima. Salve signore, stia buono lì e si faccia i cavolacci suoi. Siamo di giorno, voi dovreste ritornare ai vostri cavoli di nidi. Non riesco a vedere il puntatore, porca di quelli per porca. Ok, sembra che stiano rientrando. Sono tornato un attimino indietro perché sulla mappa era segnato questo capanno e volevo darci velocemente un'occhiata. Aspetta che c'è il lucchetto da far saltare. Ok, sembra che non mi stiano inseguendo per adesso. Allora, ci sono un po' di prodotti chimici, per fortuna. Vediamo se negli armadietti troviamo qualcos'altro. Veloce, ciccio. Sento gli animali che rugnano qua fuori. Ui là, c'erano un sacco di componenti. Ho trovato un potenziamento. Non so cosa sia, appena torniamo indietro vediamo di installarla. No! No, 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 no. No, e poi no. E che cocchio, ma sei buono. Oh no, stanno arrivando anche gli altri. Tira fuori il Kalashnikov. È certo. Mi ci faccio la pelliccia con la vostra. Beh, non avete molta pelle, ma vabbè, dettagli. Artyom, sei rimasto ferito. Curati e vediamo di tornare molto rapidamente. Porco cane, molto più rapidamente indietro. Ah! Perfetto, allora, sono tornato indietro e quello che abbiamo sbloccato è un metal detector. Potremmo metterlo al posto della bussola, che onestamente non la uso più di tanto. E probabilmente suonerà quando vicino a noi ci sono dei metalli, quindi delle risorse, munizioni o altro. Può tornare sempre utile. Nel frattempo vediamo di riposare e aspettiamo che calino le tenebre. Non me la sento di assaltare il capanno laggiù in pieno giorno, ovviamente. Perfetto, adesso potete vedere che è decisamente molto meglio. Allora, passare da lì non mi pare il caso. Se siamo fortunati in teoria. Aspetta che ho anche il visore notturno ora che ci penso. Che spettacolo. Allora, c'è una guardia là sopra. Evitiamo di farci individuare. Salve signore, lei non l'avevo vista. Per un secondo mi è preso un colpo. Ok, vediamo se possiamo entrare passando da qui. Questo era il suono del metal detector, credo. Ok, sti due ovviamente ci stanno per morire male. Oh mio Dio, cosa è successo? Ha avuto anche lui un malore. Santo cielo, ma sta gente ha sempre malore in continuazione. Ammetto, il metal detector fa davvero un casino assurdo. Signore, stia fermo lì. Non fumi, santo cielo. Se non avesse acceso la sigaretta, sarebbe chiaramente ancora vivo. Oh, credo sia scivolato di sotto. Ho visto per un secondo il suo piedino e poi non l'ho più visto. Sì, è chiaramente andato di sotto. Ma porco cane. Signore, avanti. Oh, c'è un tizio qua in parte. Metal detector, non ti sopporto più. No, signore, venghi qua. Venghi. Vai, le sparo in testa e tanti saluti. Non stiamo a farci... Qualcuno ha visto cose? No, ragazzi. Ragazzi, state buoni tutti. No, porco cane. Beh, loro mi stanno cercando al piano inferiore. E se ho visto bene, qua sopra ci dovrebbe essere la leva. Perfetto. Per aprire la grata sotto di noi. Ok, che vuol dire che adesso sapranno che ci troviamo al piano superiore. Potrebbe essere un bel problema. Allora, ho dato un'occhiata al vagone passeggeri e devo dire che è in condizioni praticamente perfette. Può ospitare non solo tutti i nostri compagni, ma presumo anche altre persone che potremo incontrare lungo il viaggio. Allora, teniamo gli occhi aperti. Guarda, sono tutti guardinghi, non sanno effettivamente dove ci troviamo. Mi sembra strano che ancora non si siano arresi. Allora, ci sarà un tizio là sopra, un altro qua in... parte, perfetto. Dove è finito il cappello del signore? Salve signore, mi sono reso conto che non ho ancora lanciato un coltello a nessuno. Volevo che lei fosse effettivamente la prima vittima, così mi sono sverginato. È stato un piacere conoscerla. Perfetto, ripartiamo all'avventura. Sto coso ha i fanali? Oh, ok, così riesco a vedere qualcosa. Il lato negativo è che ovviamente a qualunque altra creatura o bandito potrebbe notarci. Ma vabbè, non è un problema. Che ci crediate o no, quando ero molto più giovane mi divertivo a giocare a Train Simulator. Poi ho scoperto che facevo schifo, i treni deragliavano. Non è che fosse andata meglio ai tempi di Flight Simulator con gli aerei. Ma vabbè, dettagli. Ok, piano. Dovremmo averla agganciata e quindi possiamo ripartire all'avventura. Yay, missione compiuta. Ora non ci resta in teoria che abbassare quel cavolo di ponte dove loro hanno fatto il loro luogo di culto. E dovremmo teoricamente essere a posto. Allora, ho spento le luci perché siamo vicini alla zona dove c'erano i cecchini. Che dite, ci fermiamo un secondo? Perché se vi ricordate bene lo scorso episodio, uno dei tizi che ho salvato ha detto che in questa zona c'era anche dell'equipaggiamento raro. Ok, devo darmi una mossa perché il sole sorgerà tra poco e devo ancora iniziare a farli fuori tutti. Allora, ci sono dei tizi qua dentro che stanno parlando tra di loro. Provo a farlo fuori, magari col coltello, così non fa rumore. No, signore! Oh, aspetta, 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 aspetta! Oh, che cocchio! Oh, come avete fatto a sentirmi? Come cavolo avete fatto a sentirmi? Spegni la qua la luce, santo cielo. Cerchiamo di allontanarci, che è meglio. Salve signore, che piacere fare la sua conoscenza. Oh, oh, hanno gli elmetti, hanno gli elmetti. Ok, ci vogliono molti più colpi per riuscire a farli fuori. Oh, è un bel problemone.
A proposito di elmetti, aspetta un secondo. Questo è un elmetto ipercorazzato. Sì, abbiamo trovato un potenziamento. Signore, lei è morto col culo per aria. Ma vabbè, dettagli. Aspetta che c'è un tizio là sopra. Fermo lì, signore, fatto fuori. Perfetto, il cecchino dovremmo averlo abbattuto. Porco cane, non t'avevo visto. Ok, anche questo aveva l'elmetto. Dannazione, non so quanti ne restino ancora. Sono peraltro armati molto pesantemente, quindi dobbiamo stare ancora più attenti. Ok, ok, si stanno arrendendo. Si stanno arrendendo, bravo tizio. Com'è che io faccio a scalare sta cosa? È un mistero. Ok, se no mi tocca stare a uccidere banditi come non ci fosse un domani. Bravo Ciccio, tu dovrai narrare la leggenda di come vi ho fatto il culo a strisce. E anche appena in tempo, perché come potete vedere dall'indicatore sul mio polso, adesso sono visibile in qualunque momento, dato che il sole sta sorgendo. Ma, bando alle ciance, non è un problemone, perché noi possiamo tranquillamente ritornare al nostro treno. Che nottata, ragazzi. Porco cane, un'anomalia elettrica proprio davanti a noi. No, cattivo. Oh, porco cane, curati, mi ha mandato un attimino in corto il treno. Veloce, anche le creature possono assaltarmi, no? Sembra che stiano fuggendo per adesso. Ok, veloce, è lentissima sta cavolo di locomotiva, porca di quelli per porca. Perfetto, eccoli là davanti che ci stanno aspettando, ma guardali. Ciao amici, missione compiuta, è stato più difficile del previsto. Ok, aspetta, mettiamo via la pistola che non sparo alla bambina per errore. È vero che loro erano arrivati effettivamente con questo vagone. È bello grandino, guarda che spettacolo. Ah, è un vero gioiellino. Troveresti il mio orso chiotto? Piccolina, l'ho già trovato, adesso te lo do, eh. Per tutto questo tempo. Non come la mia vecchietta. Ah, ma sta parlando della locomotiva, lui non gliene frega niente del vagone. C'è su un rettilineo. Lo dovremmo chiedere a Crest. Ok, qua tutto bene, come va voi due? Vi sposerete? A quando il matrimonio? Grazie, Artyom. Non so neanche come ringraziarlo. Senti, sposa quest'uomo e già mi rendi felice, donna. Sei un vero amico. Allora, come prima cosa ridiamo l'orsacchiotto alla piccola Nastia. Orsetto! Orsetto! Sei tornato da me! Sei il mio eroe, Orsetto! Ah, oh, ma guardala che felice! Mamma, Orsetto è tornato! Cosa si dice in questi casi? Oh, grazie, zio Artyom! Grazie davvero! Ma figurati, stellina! Ho solo rischiato la vita 826 volte per procurartelo. Per favore, non perdere lo stacchiotto di nuovo. Donne, è tornato Artyom. Il vecchio ti sta aspettando. Io volevo delle donne, però, set cielo. Ecco il piano. Il tuo gruppo prende il rimorchiatore. Poi tu, Duke e Crest lo portate al ponte. Mentre Crest distrae le guardie, tu e Duke vi infiltrate nella sala di controllo in alto e abbassate il ponte. Al tuo segnale colpiremo la barricata. Vi verremo a prendere. Non resta che pregare che tutto funzioni. Me l'auguro, io ho fatto del mio meglio. Non posso essere molto diretto né a te né a Duke. Da quanto sappiamo, le forze principali del nemico sorvegliano la barricata. Un'altra cosa, Artyom. Tieni d'occhio Duke, ok? È un ottimo esploratore, ma tende a correre rischi inutili. Quello l'ho notato anch'io, un po' una testa calda. Ma se continua così, chissà cosa potrebbe succedere. Quindi dagli il buon esempio e speriamo che vada tutto liscio. Sei il suo modello, perciò ricorda che fate parte delle forze speciali. Non siete dei buzzurri su un carro armato. Magari ci fosse un carro armato. Buona da pilotare. Grazie Ciccio, posso avere mia moglie cortesemente per una pinciata portafortuna, una botta e via, qualcosa del genere? Dov'è la mia donna quando serve? In effetti abbiamo un nuovo potenziamento dell'elmetto, ovvero l'elmetto rinforzato che aumenta la corazza. Il problema è che dobbiamo rinunciare al filtro prolungato. Per adesso direi che cosa buona è giusta in effetti. E il mio amico qua dietro mi ha dato anche un potenziamento per il nostro T-Car sparapalline. Se ho visto bene dovrebbe essere un caricatore. Oh, caricatore orizzontale, sì! Praticamente al posto di 18 contiene ben 27 sfere d'acciaio. Ok, ora ragioniamo. Stepan, scusa, ma non eri tu che volevi la chitarra? Oh, eccotela qua, te la spacco in testa se no. Dove l'hai trovata? Oh, per la miseria, è stupenda. Grazie, amico. Proprio non me l'aspettavo. Ciccio, sono due giorni che mi porto dietro una chitarra. Fai te... Oh, sta per mettersi a suonarla. No, devo sfuggire. Il copyright è in agguato. Scusate, gente, devo andare avanti con la missione. Ok, allora, da quello che ho visto dobbiamo ritornare alla zona del porto dove abbiamo praticamente conosciuto il nostro amico Crest. E stavo arrivando, un attimo, gente. Tuttavia, questa volta non ho la barchetta ad attendermi, ma per mia fortuna, se vi ricordate, anche l'altra volta siamo passati da questa parte.
quando Anna era scomparsa. Dobbiamo fare attenzione perché ovviamente le creature sono in agguato. Tienimi fuori qualche arma più pesante della serie, si sa mai. Wow, 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 quell'anomalia elettrica ce l'ha con me. Via, via di qua. Sto sulle balle pure all'elettricità. Aspetta un secondo che c'è una docile. Oh, creaturina là davanti. Boni, boni ho detto. Ok, vediamo di abbatterli prima che si avvicinino. Statemi lontani, che ci fate fuori delle vostre tane di giorno? Oh, no, 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 no. Stai buono, stai buono, porca di quelli per porca. Non vi fate sprecare munizioni. Amici, sono arrivato. Ciao Ciccio, come va? Tutto bene? Hanno circa 15 guardie. Seguimi. 4 alla scala del rimorchiatore, sentinelle al cortile. Sam prenderà il lato destro. Ok. Rispondi, Sam. Sono in posizione, vedo una guardia. Duke a sinistra dell'hangar. Rispondi. Duke in posizione, pronto per eliminare la guardia. No, non eliminate nessuno, sono degli innocenti. Cerchiamo di farla in stealth e cerchiamo di non fare vittime. Cerca di salire su quel rimorchiatore. Salve signore, siamo proprio in parte lei, non ci ha visto. Non mi prendi in giro. Quando il rimorchiatore sarà nelle nostre mani, io, Sam e Iota torneremo all'Aurora. Mentre Archeon, Duke e Crest porteranno la barca al turista. Buona fortuna a tutti. Ok, buona fortuna anche a voi. Cos'è laggiù che mi sta accecando? Mi sa che stanno saldando qualcosa. Ok, cerchiamo di non farci notare. Se ne stendiamo abbastanza, dovremmo essere a posto. Nessuno ha sentito niente, nessuno ha sentito niente, perfetto. Allora, affrontare questa missione di giorno è praticamente un suicidio. Pertanto, semplicemente, ho aspettato che calassero le tenebre. E adesso dovrebbe essere considerevolmente più facile. Ciao amore, che ci fai da queste parti? Ma eri qua dentro? Scusa, Sei riuscito a riposare? È ora. Lo so. Cerca di salire su quel rimorchiatore. Noi ti copriremo. Ho capito, 10 secondi, donna, sono appena alzato. Ok, signore, che piacere rincontrarla. Buono, va tutto bene, va tutto bene. L'importante è che non riescono a individuarli anche con le torce. E dovremmo essere a posto, perfetto. Oh, oh, qualcuno mi sa che ha visto cose. Il saldatore si ricorda che prima l'ho steso. Ecco, questo dovrebbe ricordarselo allora. Il problema è che c'è davvero troppa gente. E mi sa che di questo passo ci conviene più che altro evitarli. Oh, oh, qua hanno anche le lucine. Allora, possiamo staccare la corrente da qui. Ma di sicuro qualcuno poi verrà a riaccenderla. Se trovano anche un solo corpo, è finita. Vediamo un po' se così magari riusciamo ad aggirarli passando da di qua. Perfetto. Devo essere veloce, tuttavia. Ok, non girarti adesso, non girarti adesso. Bravo, tizio. Ok, dobbiamo evitare che diano l'allarme assolutamente. Ok, cerchiamo di passare all'altra chiatta. Dannazione, ci sono due guardie. Allora, lanciamo qualcosa dall'altra parte così loro si distraggono. Bravi, andate a controllare. Senti, se no ti devo legnare, tizio. Dai, non costringermi a legnarti. Non posso anche legnarti, non mi dà il comando. Perché mai una gioia? Guarda che non mi dà il comando, ma sarai bastardo. Piano numero 2, Artyom salta di sotto, perfetto. Signore, questa volta lei non mi sfugge, porca di quelli per porca. Ho provato a stenderla prima e non ho avuto fortuna. Ok. Porco cane, pieno zeppo di lampadine anche qua. Potrebbero individuarci da un momento a quell'altro. Stia buono, non ha visto niente lei. Si faccia un pisolino, bravo tizio. Ok, ce l'abbiamo praticamente fatta. Siamo arrivati alla chiatta frontale, perfetto. Credo che abbiano trovato tuttavia un cadavere. Anzi, un cadavere, un tizio svenuto che mi sono lasciato alle spalle. Però non abbiamo fatto fuori nessuno. Questo signore lo stendo per una questione di principio. Perché mi ha guardato male. Cioè, non sapevo neanche che fossi qua. Ma ci siamo capiti. Signore e signori, è giunto il momento di rubarci una chiatta. Ok, facciamo attenzione. Signor Capitan Findus, buongiorno. Scusi, che sta facendo? Ah, mi ha notato adesso. Va tutto bene. Ne possiamo parlare da persone civili. Posso pagare? Le merci sono tue. Prendi le merci. Oh, Duke, buono. Buono, non sparargli. Sappiamo cosa farcene delle merci. Il rimorchiatore, invece. Puoi riprenderlo al ponte se giochi bene le tue carte. Non so se mi sono spiegato. Sì, è tutto chiaro. Bravo, tizio. Mi piacciono le persone ragionevoli. Ritirarsi e nessuno si farà del male. Subito. Ascoltatemi tutti. È il comandante che parla. Ritiratevi e arrendetevi subito. Hai fatto la cosa giusta. È bello parlare con una persona intelligente una volta tanto. Ora vai. Duke, fai attenzione a non fidarti di nessuno. Artyom, tutta la squadra è salva. Ottimo lavoro. Grazie amore. Perfetto, ho ottenuto anche un boost di karma positivo, come potete vedere, visto che la schermata è diventata blu da bdi. Ok, quindi si sono arresi praticamente tutti. Squadra, buongiorno, ciao amore. C'hai un po' di patata da darmi? Ok, ecco che ci stiamo avvicinando al ponte. Come vi dicevo, dobbiamo trovare un modo per farlo scendere. Ci stiamo avvicinando. Ecco, vedi quel fuoco là in cima? Ok. Uila,
Occhio al ghiaccio, ragazzi. Non facciamo la fine del Titanic. O meglio, era. Ora è un tempio. In alto, per avvicinarsi a Dio. Mi par giusto, Ok, incrociamo le dita e speriamo che nessuno muoia durante l'assalto. Sì, perché i nostri colleghi, se non lo sapete, possono morire da un momento a quell'altro. Prendi la corda. Stiamo giù, bassi, ok. Andiamo. Chi arriva per primo vince. In bocca al lupo. Tizio, non è tutta una competizione. Cerchiamo di arrivare sani e salvi. Che già mi riterei soddisfatto. Dammi una mano. Podala, santo cielo. Ste reclute che vogliono fare i fighettoni. Aurora ti sta ascoltando i positivi. Al vostro segnale saremo pronti a entrare. Ok, eccoci arrivati sopra. Oh mio Dio, non oso immaginare neanche quanto sia difficile scalare una corda così. Ok, stiamo bassi ed evitiamo di sparare, peraltro, agli invasati religiosi, perché ci darebbe effettivamente del karma negativo. Loro ovviamente non si faranno problemi a spararci. Ok, le guardie sono là davanti, perfetto, noi possiamo aggirare la zona. In caso di necessità ho comunque il visore che mi permette di vedere bene. Anzi, visto che ce ne stiamo per andare, derubiamoli come non ci fosse un domani. Un'altra guardia che mi dorme sul posto di lavoro. Basta rubare lo stipendio, porco cane, e paga le tasse, porca di quelli per porca. Allora, tutte le guardie qui stanno parlando di ciò che abbiamo fatto. Prima hanno detto che quando abbiamo assaltato la chiesa non abbiamo ucciso nessuno. Ora parlano di tizi che abbiamo salvato e via dicendo. Vedete che aver compiuto quelle azioni effettivamente avrà una ripercussione positiva. Quindi magari anche loro saranno meno proni alla violenza in caso ci fossero problemi. Io cioè non mi faccio problemi a legnarli, ma ho dettagli. Signore, ha finito di lodare. Si loda solo il telone, porca di quelli per porca. Impara a non lodare il telone. Poi arriva la gente e le tira i cragnotoni in faccia, santo cielo. Ok, credo che questo sia effettivamente l'ascensore che ci porterà al piano superiore. Spegni le luci. Ok, nessuno sta guardando da questa parte. Vai, vai Artyom, attiva il tutto. Com'è possibile che non lo sentano, ma ho dettagli. Ok. Ma stai buono, non è una garetta. Oh, il tempo sta anche peggiorando considerevolmente, porco cane. Ah, è pieno zeppo di gente. Oh no. Oh no, per fortuna che io ho la luminosità aumentata, perché sennò sta scena sarebbe stata molto più scura. Che faccio? Allora, evitiamo di farci individuare, cerchiamo di aggirarli. Ok, c'è un'unica guardia, c'è un'unica guardia che non mi ha visto. Oh, porco cane, signore, faccia attenzione a scivolare di sotto, mi raccomando. Ok, loro stanno lodando, perfetto, vai Artyom. Ci hanno praticamente visto. Ok, c'è un'altra guardia laggiù. Madonna del vento. Ok. Ok. Aspetta, aspetta, c'è un lucchetto. Paragli. Perfetto, non hanno sentito nulla. Oh, qualcuno ha sentito qualcosa. Ok, un'altra guardia anche qua. Ah, posto. Ok, non dovrebbe mancare molto. Signore, anche lei mi è svenuto male male. Ok, c'è ancora qualche guardia. L'ho distratta lanciando un barattolo. Perfetto. E ora ti prendi anche il pugno. Era in omaggio assieme al barattolo. Ok, quasi fatta. Quasi fatta. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Bravi, bravi. Lodate, lodate figlioli. Lodate figlioli. Ok. Credo che sia qua dentro. Credo che sia qua dentro. Signore, salve. Posso parlarle di nostro signore Telone? Ok. Sudi, signor Silantius, buongiorno. Testimoni di Lone, salve. Maledetti. Ci avete preso. Prima avete preso Katia. E ora me. Come sei veloce, Artyom. Me lo dice anche mia moglie a letto. Siamo solo di passaggio. Se non opporrete resistenza ai nostri uomini non spareranno. Ci siamo andati piano con voi ed è stata Katia a chiederci di poter venire con voi. È chiaro? Certo. Prima uccidete il cagnacole e poi passate a noi. Non è così. Non ho ucciso nessuno di voi, neanche uno. Gli anziani e i bambini? O avete già bevuto abbastanza sangue? Andatevene per sempre. Dio vi punirà per i vostri peccati. Invece io devo prendermi cura del mio greggio. Così si ragiona. Perfetto, bravo tizio. Ascoltatemi, fratelli. Non dovete sparare. Vi avete sentito tutti? Chiunque di voi sparerà verrà scomunicato. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto quello che potevo. Non sparate. Dì al conducente di andare piano. Il ponte è messo male. Se vi fermate potrebbe collassare. Voi dovrete saltare. Allora, prendo io la leva. Sono d'accordo, ci fanno passare. Se non spariamo ci muoviamo nel treno. Ok, stiamo per saltare davvero sul treno. Mi prendi in giro? Allora non è una mia impressione che sto ponte praticamente non regge nulla.
saltiamo. Cosa potrebbe mai andare storto? Ok, ce l'abbiamo fatta. Addio. Ottimo lavoro. Fuori di qua, non ne potevo più di sto posto. Oh, è stato traumatico. Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, anche perché sono in partita da quasi 2 ore. Mamma mia ragazzi, sto gioco lo sto adorando sempre di più. Nel prossimo ovviamente scopriremo quali disavventure ci attendono nella prossima zona. Il nostro viaggio è ancora molto lungo ragazzi, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!